Le API oggi sono ovunque. Con le API che già da tempo hanno invaso la logica di interconnessione tra le applicazioni, tra poco invaderanno anche il 5G, anche i criminali informatici stanno esplorando nuove modalità per poterle abusare. Ma che cosa sono le API? Dall'inglese Application Programming Interface, si tratta di un insieme di protocolli che consentono a diverse applicazioni di comunicare tra di loro. Oggi non ci sono progetti che non dispongono di un API REST per la creazione di servizi. Twitter, YouTube e Facebook ci insegnano e centinaia di aziende generano business grazie alle API e senza di loro qualsiasi crescita orizzontale sarebbe praticamente impossibile. Sebbene ci siano diversi vantaggi indiscussi nell'uso delle API, aggiungono di fatto un livello che può essere vulnerabile a dei rischi di sicurezza informatica. Tra i tanti ormai oggi da gestire, aumentando comunque la complessità, ma se usate bene, diminuendo anche l'esposizione al rischio, anche se occorre prestare molta attenzione. Nel 2019 abbiamo avuto diversi incidenti degni di nota, come ad esempio alla Landmark White Limited, che ha subito un incidente di esposizione dei suoi dati a causa di un API configurata male, questo a gennaio del 2019, mentre a giugno del 2019 è stato il turno di GitHub, che ha subito una violazione a seguito dello sfruttamento dei token di autenticazione delle sue API. E sempre a giugno anche Venmo ha permesso e reso disponibile a chiunque l'accesso a milioni di transazioni senza richiederne l'autorizzazione dell'utente. Di recente anche OWASP ha pubblicato le top 10 API, riportando le principali minacce, come queste possono essere mitigate e quindi è importante leggerle con attenzione. Le API spesso non vengono realizzate e gestite con cura per quanto concerne il rischio informatico. Gli esperti di sicurezza raccomandano misure per controllarne il rischio, cominciando dallo sviluppo sicuro del codice e quindi autenticazione e autorizzazione, ma anche controllare una corretta esposizione dei dati e una corretta implementazione della crittografia, oltre ad implementare meccanismi di blocco per un uso eccessivo delle risorse. Un asset inventory dell'API, ritorniamo sempre al primo requisito del NIST, del Framework Nazionale di Sicurezza, che parla di Identify e di Asset Management, risulterà di fondamentale importanza per tutte quelle grandi aziende che utilizzano massicciamente le API. Non si parla di fare cose diametralmente opposte rispetto alle normali pratiche di sicurezza informatica, ma essendo i back-end delle nostre app mobile o delle nostre web application, sono gli endpoint su internet, quindi quelli più esposti al rischio, ed ogni loro violazione potrebbe comportare ripercussioni importanti sulle nostre organizzazioni. Prestiamoci quindi attenzione. Red Hot Cyber è un canale che parla di sicurezza informatica ed è presente su LinkedIn, Facebook, Telegram ed Instagram. Iscrivetevi in modo da rimanere sempre al corrente delle pubblicazioni giornaliere. Potete inoltre guardare altri interessanti video sulla sicurezza informatica proposti nel canale YouTube. E mi raccomando, cliccate in basso per iscrivervi e sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video che verranno pubblicati. Red Hot Cyber, conosci il rischio per starne lontano. Arrivederci.